Grande prova di carattere, un Crotone determinato e soprattutto concentrato nel finale, quando gli assalti del Brescia, dettati più dalla disperazione per riagguantare il risultato piuttosto che da un gioco propositivo, hanno prodotto solo una traversa e tanto nervosismo costato caro alle rondinelle con l'espulsione di Paci. In sala stampa Bergodi, rammaricato per il risultato, si è soffermato sul finale della gara, sicuramente concitato, ma dettato dall'atteggiamento, a suo dire, del direttore di gara verso la sua squadra. Sì, sicuramente non è stato un bel finale, insomma. Sono saltati un po' i nervi, perché comunque non so, non mi è piaciuto molto l'atteggiamento dell'arbitro che ha avuto durante tutta la partita, insomma, con ammonizioni esclusivamente a danno dei nostri giocatori e senza a volte anche, non ho visto delle ammonizioni giuste, quindi, ma proprio l'atteggiamento in generale dell'arbitro e anche dei suoi collaboratori probabilmente, quindi, però insomma c'è stato un po' di nervosismo da parte un po' di tutte e due le squadre. Penso che dobbiamo parlare più della partita, al di là che ho detto io, insomma, che secondo me, io non parlo mai degli arbitri, però l'atteggiamento proprio nei nostri confronti oggi non mi è sembrato un atteggiamento di quelli positivi. Poi si parla sempre che dobbiamo essere collaborativi tutti quanti e poi l'atteggiamento dell'arbitro è stato un po' così. Molto più di stesso Drago rispetto a Bergodi per la bella risposta dei suoi ragazzi alla brutta prova di 7 giorni fa contro lo Spezia. Carattere e determinazione che danno fiducia anche per le prossime gare. E poi battere il Brescia è sempre motivo di grande soddisfazione, visto l'atteggiamento dei bresciani in generale. Ma per loro perdere a Crotone è come avere un funerale in casa, quindi abbiamo fatto questi altri 3 punti, ne sono orgoglioso. Obiettivamente non mi è piaciuto qualche frase di qualche loro giocatore all'uscita dal campo. In occasione, c'era chiamato Terroni? In occasione del... Ma siamo Terroni noi. Sì, siamo Terroni che abbiamo vinto contro i Polentoni, quindi ci portiamo a casa questi 3 punti e guardiamo avanti con fiducia. A che cosa addebiti il secondo tempo, che ci ha visti un po' arretrati, il baricentro un po' arretrato, alla loro pressione? O può darsi, correggimi se sbaglio, al fatto che nel pressing non riusciamo a riconquistare pallone? No, è stata una tattica che avevamo preparato in settimana, perché sapevamo che Caracciolo ha fatto 15 gol, di cui 8 attaccando lo spazio fra i due centrali. Se noi andavamo a prenderli alti e gli lasciavamo quello spazio, ci avrebbero messo in grossissime difficoltà. Questo per la fase difensiva. Per la fase offensiva invece abbiamo preferito lasciargli campo per crearci lo spazio alle spalle e andare ad attaccare per le nostre ripartenze, che sono il punto forte. E quindi questa è stata la tattica. Complimenti. Grazie. E soprattutto in queste gare che non bisogna sbagliare, cercare di dare continuità ai risultati. Dopo un avvio di ritorno da primato, a Novara per ribadire quanto visto di buono subito dopo la pausa natalizia alla ripresa del torneo e dopo l'ennesimo cambio di guardia in panchina. Regina che, ripetiamo, non deve assolutamente perdere e che con una vittoria addirittura scavalcherebbe i piemontesi in classifica. E poi anche l'aspetto psicologico avrebbe il suo tornaconto. No, noi andiamo intanto per non perdere e soprattutto per cercare di vincere, perché abbiamo visto che la classifica si muove meglio se si fanno 3 punti, e questo dobbiamo tenere a mente. C'è una classifica che oggi comincia a dare solo un punto e ti fa storcere il muso, ti fa ritornare a casa non tanto contento, con un bicchiere mezzo vuoto. Io ritengo che 3 punti sono quelli da centrare. La mia squadra in questo momento penso che possa centrare 3 punti, così come fare qualsiasi risultato positivo in qualsiasi campo che si trovi squadra nelle 10 del campionato verso il basso. Le responsabilità in certi momenti bisogna anche prendersene, perché comunque le responsabilità fanno anche crescere. In questo momento non possiamo più sbagliare, lo sappiamo tutti, e io, al di là di tutto, se sono qui è perché ci credo, sono molto fiducioso, però poi ci devono credere soprattutto loro, in se stessi, al di là poi di quello che gli viene detto da tutti, da noi, da me, dalla società, anche penso sia il pensiero dei tifosi, che questa comunque è una buona squadra, però poi non basta assolutamente dirlo, ma lo dobbiamo confermare sul campo a partire da domani.